Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica del proprio immobile. Continuiamo con questa serie di video riguardanti questo argomento, che è l'argomento sicuramente più discusso in questo momento, e ne discutiamo perché la normativa è in continua evoluzione. Si cerca infatti di semplificare sempre di più l'accesso a questo superbonus per poter dar vita, insomma, a tutta quella serie di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano che si pensava potesse facilmente avvenire con l'emanazione appunto di questo del decreto rilancio. Ora vediamo un attimino quali sono le ultime semplificazioni. Ho fatto un video qualche tempo fa in cui ho parlato di questa famosa CILA ad hoc, che è stata pensata per tutti quegli interventi di riqualificazione energetica del proprio immobile che potevano avere accesso al superbonus e che non prevedevano demolizioni e ricostruzioni. Abbiamo visto come tutti questi tipi di interventi rientrano nell'ambito della manutenzione straordinaria, per la quale è stata pensata una CILA appunto ad hoc, in cui non era necessario diciamo, asseverare o comunque constatare la legittimità urbanistica dell'immobile. Ma bisognava semplicemente rispettare, bisognava che gli interventi che venivano eseguiti rispettassero la disciplina urbanistica edilizia vigente. Quindi praticamente non bisognava più verificare lo stato legittimo degli immobili. L'unica condizione per cui diciamo, si poteva rischiare di perdere gli incentivi fiscali dopo che erano stati erogati, erano quelli di mancata comunicazione attraverso CILA, nel caso in cui fossero rese delle dichiarazioni mendaci, nel caso in cui l'immobile fosse completamente abusivo, oppure nel caso in cui i lavori che venivano eseguiti erano difformi dalla CILA presentata. E quindi con questa CILA particolare abbiamo detto che non bisognava più stabilire quello che era lo stato legittimo dell'immobile, ma semplicemente indicare se l'immobile era stato costruito dopo il 67, se era post 67, andare a specificare quelli che erano il titolo edilizio che aveva motivato la costruzione, che aveva legittimato la costruzione dell'edificio, se l'immobile era ante 67, indicare appunto immobile ante 67. Detto questo, abbiamo visto pure come erano nate tutta una serie di problematiche. Sostanzialmente poi le problematiche fondamentali erano due. La prima è quella che si sa che la giurisprudenza è orientata a stabilire che un intervento anche corretto, anche se di semplice manutenzione ordinaria, eseguito però su un immobile illegittimo, cioè un immobile che presenta degli abusi, diventa di per sé un intervento illegittimo, quindi questo era un primo grosso ostacolo che non permetteva di semplificare molto l'iter procedurale di accesso al superbonus. La seconda, diciamo, la seconda grossa perplessità è che presentando questa sorta di CILA semplificata, siccome questa CILA doveva rappresentare comunque quella che è lo stato di fatto dell'immobile, se quell'immobile presentava delle irregolarità, per il proprietario era come autodenunciarsi nei confronti del comune, nei confronti delle autorità degli abusi commessi, quindi mettersi un pochino a nudo, diciamo, nei confronti della pubblica amministrazione ed eventualmente essere poi soggetto a delle sanzioni o a delle che possono essere sanzioni di tipo pecuniario oppure l'intimidazione di un ripristino e così via. Ma detto questo, vediamo come si stanno muovendo i vari comuni per poter comunque applicare, diciamo, di fatto queste semplificazioni. In particolare si sono mossi con delle circolari molto interessanti, mettendo nero su bianco delle procedure da seguire il comune di Catania e il comune di Genova. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina e attiva le notifiche in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Ecco, molto interessante quello che ha fatto il comune di Catania, il quale ha messo nero su bianco su una circolare, diciamo, delle indicazioni a che ha dato praticamente ai professionisti incaricati di, diciamo così, eseguire o di seguire questi lavori per cui, diciamo, i committenti possano accedere al superbonus. Ora, la prima cosa interessante è che appunto il Comune di Catania ha messo nero su bianco che il tecnico, così come il committente, non devono più asseverare la legittimità urbanistica degli immobili, ma semplicemente
asseverare che gli interventi che verranno eseguiti per i quali si richiederà l'accesso alle detrazioni fiscali devono essere legittimi, cioè devono essere conformi con la disciplina urbanistica. E ha fatto di più. Il Comune di Catania ha stabilito che non è più necessario richiedere un accesso agli atti, cioè se praticamente vengono fatti, se viene presentata una CILA semplificata per eseguire dei lavori per cui di riqualificazione energetica, per cui si richiederà l'accesso al superbonus 110, non è più necessario richiedere l'accesso agli atti per appunto verificare la legittimità urbanistica degli immobili. Anzi, tutte quelle richieste di accesso agli atti che saranno motivate dicendo che quell'accesso agli atti serve per poter eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria per cui si accede al superbonus 110%, verranno automaticamente archiviate proprio perché non è più necessario. Inoltre, il Comune di Catania ha fatto una cosa ancora più forte che ha fatto molto discutere, e cioè quella per cui ha stabilito che le CILA che verranno presentate in questa forma appunto semplificata per questi interventi di riqualificazione energetica per cui si richiede l'accesso al superbonus non saranno soggette a controlli, o meglio, non sarà soggetto a controllo la parte inerente la legittimità urbanistica. Per cui è come se il Comune avesse dichiarato che queste CILA, queste particolari CILA, sostanzialmente non verranno controllate. Anche se questo mi lascia sempre un pochino perplesso, perché diciamo, se una CILA poi non viene controllata, come faranno a stabilire se quegli interventi che vengono indicati nella CILA sono realmente conformi alla disciplina urbanistica o meno? Questo mi lascia un po' perplesso, però quello che è stato scritto nero su bianco è che non potranno essere revocati le detrazioni fiscali o comunque gli incentivi elargiti. Come superbonus, soltanto per motivi di illegittimità urbanistica, ma potranno essere contestati solamente in uno dei casi previsti dal decreto semplificazioni, che appunto sono quei quattro casi che abbiamo visto e abbiamo indicato, che sono la mancata comunicazione tramite CILA, nel caso in cui quello che viene indicato in CILA non è reale. E semplificando, nel caso in cui l'immobile è completamente abusivo, quindi non esiste titolo edilizio che ne motiva l'esistenza, che ne legittima l'esistenza, oppure nel caso in cui le dichiarazioni rese, diciamo, le varie dichiarazioni che vengono rese per avere accesso al superbonus sono false o mendaci. Sulla scia di quanto stabilito da questa circolare del Comune di Catania ha fatto una cosa assolutamente analoga anche il Comune di Genova, il quale ha anche questo stabilito che non è richiesto l'accesso agli atti per stabilire la legittimità urbanistica, anzi tutte le richieste di accesso agli atti verranno archiviate e non verranno esclusi dal beneficio quegli immobili illegittimi urbanisticamente che però eseguono degli interventi che sono conformi di riqualificazione energetica, per cui richiedono accesso al superbonus, che sono conformi con la disciplina urbanistica vigente. Ecco, queste sono due circolari molto interessanti che, se verranno seguite anche dagli altri comuni, sicuramente daranno adito a grosse discussioni perché i dubbi restano e rimangono ancora tanti. Personalmente io non mi sento di asseverare comunque degli interventi di riqualificazione energetica per cui accedere al super, con cui richiedere accesso al superbonus su immobili illegittimi, però cioè, ci sarà molta discussione su questo argomento e a quanto pare se tutti quanti i comuni legifereranno in questo senso, presumibilmente saranno tante le persone che posseggono degli immobili con delle difformità urbanistiche, quindi illegittimi urbanisticamente, che chiederanno comunque accesso al super bonus per interventi di riqualificazione energetica e poi vedremo in domani che cosa succederà in caso di contenziosi con l'Agenzia delle Entrate o con Enea. Ecco, se questo video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un mi piace e se hai dei commenti postali qui sotto ti risponderò nel più breve tempo possibile e seguimi anche sulla pagina Facebook. Ciao!